Ciao a tutti, oggi vediamo assieme la ricetta del pan di Spagna, una base molto importante per i vostri dolci, per le vostre torte, diciamo una cosa molto importante da imparare nel mondo della pasticceria. Se si fa un buon pan di Spagna, il risultato è quasi garantito. Per quello vi dico di seguire la mia ricetta e non perdere questo video. Sigla! Allora, due premesse molto importanti. Le uova devono essere a temperatura ambiente da un bel po' di ore, comunque anche in estate, perché questo favorisce proprio il volume dell'uovo. Quindi ci metterete poi comunque il tempo necessario in planetaria, mentre se invece avete un uovo freddo ci metterete molto di più e non avrete mai un uovo spumoso come l'uovo a temperatura ambiente. Poi un'altra cosa importante, utilizzate una farina debole, 11-12 grammi di proteine, una semplicissima farina. Va bene, non utilizzate manitoba, farine molto forti perché non servono a nulla, anzi peggiorano, ostacolano proprio la situazione. Adesso vediamo gli altri ingredienti molto importanti. 150 g di zucchero semolato, 5 uova a temperatura ambiente, una stecca di vaniglia e la buccia di mezzo limone. Mi raccomando, grattugiate solo la parte gialla. Poi incorporeremo 100 g di farina che avremo setacciato due o tre volte assieme a 50 g di fecola di patate, perché la fecola di patate renderà molto più morbido il nostro pan di Spagna rispetto a utilizzare soltanto la farina. Adesso vediamo la procedura. A questo punto abbiamo già inserito tutte le uova, la vaniglia, lo zucchero e le scorze di limone. Abbiamo la nostra planetaria alla massima velocità praticamente per 18 minuti, 20 minuti al massimo. Questa planetaria della Kenwood parte gradualmente anche se si imposta al massimo. È molto utile per i dolci e anche per i piccoli impasti, per pizza, eccetera, se non si fanno grossi quantitativi. Se siete interessati vi lascio il link in descrizione. Ecco il composto dopo 5 minuti. Dopo 10-15 minuti deve risultare così. Inizia ad essere veramente molto denso. A 18-20 minuti spegniamo la planetaria. Il composto deve risultare così. Setacciamo per 3 volte la farina assieme all'amido di patate. In questo modo non si formeranno grumi perché l'amido di patate forma facilmente grumi. Ma noi setacciandolo evitiamo questa cosa, perché poi lo andremo a inserire assieme al nostro composto che abbiamo lavorato in planetaria. Il composto finale è questo. Ho già imburrato la mia tortiera delle dimensioni di 23 cm di diametro. Adesso ho già naturalmente preparato il forno a 170 gradi, 175 gradi statico e lo vado a infornare per circa 40 minuti. Lasciate almeno per un'oretta raffreddare. E poi potete aprire la cerniera naturalmente e, come faccio io a questo punto, capovolgerlo sulla carta forno, lasciando raffreddare, ecco, anche la parte inferiore. E poi andremo a tagliare. Guardate che bello, che morbidezza.
E questo è un attrezzo apposito per tagliare gli strati del pan di Spagna, perché in questo caso ad esempio io faccio tre strati, quindi imposto sul numerino 4 perché ha proprio le stanghette qui in parte, impostiamo da tutte e due le parti il numero 4 e poi andiamo a tagliare il primo strato inferiore. Ora cambiando di nuovo la misura vado a fare un altro strato in modo di avere tre strati uguali, veramente molto semplice con questo attrezzo. Vi lascio il link in descrizione. Guardate che bello, molto avviolato e quindi è molto morbido. Mettiamo la parte sotto sul piatto, sempre fa un po' da collante, diciamo anche. Poi cominciamo con la decorazione della torta. Naturalmente il pan di Spagna va sempre ben bagnato, è un errore ovviamente bagnarlo troppo poco, anche troppo è un errore, però comunque va bagnato in tutti i punti. Ovviamente spalmiamo poi le creme fra uno strato e l'altro. Io sto utilizzando il nostro solito dosatore che usiamo anche per gli impasti, con la pellicola forata sopra e un elastico semplicemente, non ho il dosatore in questo momento, proprio per distribuire il liquido, però va bene, ho fatto un composto proprio di acqua, zucchero per questa torta perché comunque è già aromatizzato con la buccia di limone, diciamo il... Potete fare naturalmente le bagne che volete, anche alcolica, con qualche aroma. Adesso finite ovviamente la torta, stuccate, decorate, un colpetto di sacca Porsche e la torta è completa. Questo pan di Spagna è ideale come base per tantissime torte. Io vi invito naturalmente a iscrivervi al canale con la campanella naturalmente per le giuste notifiche da ricevere e ovviamente troverete lì tutto per quanto riguarda il mondo dell'arte bianca. Ecco, pian piano adesso inseriamo nuove ricette sia dolci che salate per quanto riguarda la panificazione, la pizza, il mondo della lievitazione in generale, insomma tutto che, quello che riguarda queste mie passioni che mi piace trasmettere al pubblico, ecco. Vi chiedo naturalmente di scrivere ogni vostro dubbio nei commenti, io naturalmente vi risponderò, in descrizione trovate veramente tutto, senza dover scrivere nulla, e vi do appuntamento alla prossima, naturalmente mettete un like se vi è piaciuto il video.